Thank you E salve a tutti e bentornati all'appuntamento con la parola di Dio nella domenica eh, in cui celebriamo l'ascensione di nostro Signore Gesù. L'ascensione che ascolteremo sia nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli e sia nel Vangelo tratto dalla, dal Vangelo secondo Luca è accompagnata da una benedizione e da una promessa. La benedizione che noi ascolteremo nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, al versetto 9, quando si dice mentre Gesù benediceva i suoi. E poi la promessa che <coughs> l'ascolteremo dalla prima lettura tratta da, eh, dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 1 al versetto 11, quando si dice Gesù verrà allo stesso modo. Attraverso l'ascensione Gesù fa dono all'umanità della sua presenza in una forma nuova ecco qui la benedizione benedizione significa benedire cioè parlare bene di qualcuno che è ancora presente nella, nella vita e, e poi eh, non rappresenta un abbandono totale, perché appunto negli atti degli Apostoli si dice che Gesù verrà un giorno allo stesso modo. Benedizione e presenza, quindi, che derivano dall'ascensione e che offrono a noi cristiani, anche a noi battezzati, un impegno, un compito da portare a da portare, da vivere. E da portare a termine. L'impegno è non solo quello di testimoniare la presenza del Signore risorto oggi nella vita quotidiana. Siamo chiamati cioè a benedire, siamo chiamati cioè a parlare bene. In realtà, testimoniare significa benedire, significa parlare bene. E per conoscere, per confessare. Testimoniare il risorto non occorre guardare in cielo, no? come si dice nella prima lettura, ma eh, occorre ricordare, testimoniare, narrare, raccontare ecco, la propria esperienza con Gesù. E poi siamo chiamati ecco, non solo a testimoniare e quindi a benedire, ma anche ad attendere. Pazientemente la venuta gloriosa di nostro Signore. Ma andiamo subito, eh, carissimi, a leggere eh, le letture che, che ascolteremo questa domenica. Come ho già detto, ascolteremo la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo primo, i primi undici versetti. Eh, dove eh, si appunto eh, l'autore degli Atti degli Apostoli è sempre l'Evangelista Luca, che comunque, diciamo così, è l'autore del primo racconto di cui si parla nel primo versetto, e nel primo racconto, cioè nel Vangelo ovviamente, o Teofilo, questo è un personaggio, tra virgolette, misterioso, potremmo dire, no? è un personaggio eh, che magari eh, non è accertata la sua... Presenza fisica potrebbe essere una persona reale, come potrebbe essere anche segno o simbolo di colui che crede in Dio Teofilo. Ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi. Infatti nel Vangelo si parla di ciò che Gesù ha detto e di ciò che Gesù ha fatto sin dagli inizi, cioè dal battesimo, fino al giorno in cui fu assunto in cielo. E infatti negli atti degli Apostoli si parte dall'assunzione di Gesù al cielo. Poi, quindi, dalla Pentecoste sino all'annuncio alla, alla, all appunto del Vangelo, alla costituzione delle prime comunità cristiane, dopo aver dato disposizioni agli apostoli, che erano undici, che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Versetto 3: Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni. Ormai siamo abituati, carissimi, al numero 40 che nella Bibbia è un numero eh, simbolico e un numero significativo, è il periodo di preparazione ad una rivelazione e il tempo di attesa perché si possa concludere una teofania. Infatti Mosè trascorse 40 giorni prima di ricevere le tavole della legge, ma anche il popolo di Israele ha camminato per 40 anni prima di entrare nella terra promessa e quindi l'incontro, tra virgolette, incontro con Dio, ma anche Elia eh, cammina per 40 giorni, anche Gesù trascorre 40 giorni nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Vedete, l'annuncio del regno è il programma principale, il programma essenziale, diremmo, di, della predicazione di Gesù. Ed è questo il programma principale, il programma essenziale di noi discepoli, che siamo chiamati a benedire, che siamo chiamati cioè a testimoniare, ecco la parola di Dio. Versetto 4. Mentre si trovava a tavola con loro, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella che voi avete udito da me. Versetto 5. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, cioè riceverete lo Spirito Santo. Voglio ricordarvi che anche Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo prima di iniziare la sua predicazione pubblica. Versetto 6. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Qual è il tempo? È l'attesa messianica, no? È il tempo in cui tutti si aspettavano il ritorno di Dio? È questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Versetto 7. Ma egli rispose: Non spetta a me conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Ecco questo nuovo. Periodo invece viene contrassegnato dall'azione dello Spirito Santo. Versetto 8: Ma ricevete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Samaria. E sino ai confini della terra. Bella questa espressione, perché noi sappiamo che veramente poi il, il Vangelo eh, si eh, diciamo così arriva sino ai confini della terra, per mezzo prima di, di Pietro ma poi di Paolo, di Barnaba e i loro viaggi, il Vangelo arriva a Roma, sino a Roma sino appunto ai Pagani. Versetto 9: detto questo, mentre lo guardavano, ecco qui i discepoli che sono contemplativi, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Fu elevato in alto. Anche qui c'è eh, questo eh, rafforzamento, no? fu elevato in alto per dire che Gesù ecco, sale alla destra del Padre, sale in cielo. Versetto 10, essi stavano fissando in cielo... Mentre egli se ne andava, continuano ad essere contemplativi i discepoli. Eh? Quando ecco due uomini in bianche vesti, ovviamente potrebbero essere sicuramente due angeli, mh, egli mh, quindi si presentarono a loro e versetto 11 dissero: Uomini di Galilea. Vedete, li chiama uomini di Galilea, perché i discepoli, mentre Gesù sale al cielo, i discepoli rimangono sulla terra, uomini di Galilea, quindi dà un senso di storicità. Ecco, perché state a guardare il cielo? No, a differenza di coloro che ricevono le visioni apocalittiche, per esempio nel libro di Daniele al capitolo 10, no, dove vengono descritte le visioni apocalittiche, qui l'invito è quello di non rimanere ecco, per sempre contemplativi, non rimanere per sempre con lo sguardo rivolto ver verso il cielo, perché il compito di noi... Eh, discepoli è proprio quello di abbassare lo sguardo sulla terra gli uomini di Galilea perché è proprio lì che ora abbiamo il compito di vedere la presenza di Dio di, di notare eh, di testimoniare che, che Gesù risorto è ancora, è ancora presente questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto Ecco qui la promessa, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Per dire ora è il compito di testimoniare. Ora è il compito di parlare di ciò che voi avete vissuto e di raccontarlo agli altri, perché un giorno il Signore Gesù ritornerà. Ma passiamo al Vangelo e leggeremo l'ultimo L'ultima pericope del Vangelo di Luca, ecco dove appunto si parla dell'ascensione di Nostro Signore, e quindi e finisce il Vangelo di Luca. No? È, il, la, è il, la prima opera, il primo libro scritto da Luca e poi Luca continua a scrivere negli Atti degli Apostoli, come abbiamo, abbiamo visto. Eh, nel, eh, per, per Luca l'ascensione. Eh, indubbiamente rappresenta la conclusione della vicenda storica di Gesù, ma eh, rappresenta anche l'inizio della Chiesa, l'inizio delle prime comunità cristiane. Partiamo dal versetto 45 invece di partire dal versetto 46, perché nel versetto 45 Gesù aprì loro la mente, la presenza di Gesù eh, permette di eh, comprendere. Eh, e quindi cade quella sorta, tra virgolette, di maledizione scritta in Isaia al capitolo 29, versetto 11 e 12, dove si parla di un libro sigillato e che nessuno eh, riuscirà a leggere quel libro perché appunto è con i sigilli. Qui vengono tolti i sigilli, insomma. La presenza fisica, storica di Gesù, ecco, permette di comprendere. E infatti, dice, aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse, e disse loro: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dei morti il terzo giorno. Versetto 47: Nel Suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Ecco qui il primo annuncio, che è costituito da due elementi: la conversione e la remissione dei peccati. Convertiti e credi al Vangelo, cominciando da Gerusalemme, versetto 48 di questo, cioè di questa constatazione, ehm, voi siete testimoni, perché? Perché avete vissuto con me, perché mi avete visto realmente. Versetto 49. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre ha promesso. Domenica scorsa ecco nel Vangelo si parlava del Paraclito cioè di colui che è accanto, no? dell'avvocato, tra virgolette avvocato eh, inteso come colui che è accanto, colui che mi dà forza, colui che mi dà coraggio. Ma voi restate in città, questo restate significa attendete pazientemente finché non siate rivestiti, cioè finché non siate immersi o sommersi di potenza la dunamis e quella forza di Dio che viene dall'alto. <coughs> Versetto 50. Poi li fece uscire, Exago, cioè li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, che un segno tipico appunto sacerdotale, li benedisse. E mentre li benediceva, si staccò da loro al versetto 51 e veniva portato in cielo. Versetto 52. Ed essi si prostrarono. È la prima volta che vediamo questo gesto fatto dai discepoli davanti a lui. Portarono a, eh, e poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio con grande gioia. La fede degli Apostoli esplode in una gioia indicibile. Questa gioia poi si trasformerà in forza di testimonianza con l'azione dello Spirito Santo. E la cosa più bella è che si dice eh, stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Il Tempio che era considerata la casa di Dio ora diventa anche la casa degli uomini e di Dio, dove gli uomini incontrano Dio, dove gli uomini che sono, tra virgolette, gioiosi. Di, ehm, di eh, aver sempre accanto la presenza di Gesù risorto, si incontrano con Dio. Questo è il Tempio. Allora, carissimi, anche da questo Vangelo ecco, voglio esprimere una, ehm, una, una riflessione. Innanzitutto ecco dobbiamo forse un po' ritornare eh, al giorno in cui anche noi abbiamo ricevuto eh, lo Spirito Santo e chissà magari chiediamoci se anche noi siamo stati immersi, non rivestiti dell'azione dello Spirito Santo perché è, è, è proprio lo Spirito Santo che è autore della nostra gioia nel vivere la nostra fede alcune volte ecco noi cristiani siamo un po' dei musoni eh, alcune volte noi cristiani non, non esprimiamo anche fisicamente la gioia di, di essere cristiani e quindi non riusciamo a benedire, cioè non riusciamo a testimoniare, a parlare bene di Dio agli altri o non riusciamo ad individuare la presenza del Signore risorto nella vita, nella vita degli altri. Buona festa dell'ascensione del Signore. A tutti quanti voi.